Sportivi, tifosi dell'UCC Assigeco Piacenza, un caro saluto a tutti. Siamo al campus, ormai una location nota a tutti voi che seguite queste nostre conferenze stampa, ma quella di oggi è un po' più sentita delle altre, un po' più interessante ed è anche decisamente molto più importante perché ci permette di dare un seguito verbale e anche video a quello che magari avete già letto sul nostro sito ufficiale o sui vari social della notizia importante, la firma di Dada Pascolo, che ufficialmente quindi entra, fa parte del roster a disposizione di Stefano Salieri per il prossimo campionato di A2 Old Wild West 2021-2022, che inizierà domenica 3 ottobre alle ore 18 al Palabanca contro Udine, una partita importante che la Sigeco affronterà con un giocatore altrettanto rilevante come Davide Dada Pascolo, aggregato, lo ricordiamo, al gruppo di coach Stefano Salieri per tutta la durata della preparazione. Ha giocato anche la Supercoppa, ma lì come tesseramento vigono delle regole decisamente speciali. È già dato quindi Dada Pascolo un saggio della sua abilità sotto forma di canestri, rimbalzi, assist, visione di gioco, eccetera. E il campionato sicuramente ci sarà da divertirsi anche con lui. Un'occasione questa che la società, di tesserarlo intendo, che la società UCC Assigeco Piacenza non si è lasciata sfuggire. Direi che l'avete colta al volo, insomma. Alessandro Pagani, direttore sportivo della Assigeco. Ti ringrazio Malla. Beh, intanto per noi oggi è un giorno molto importante, avere l'opportunità di presentare un giocatore come Davide Pascolo, che conosciamo benissimo, lo seguiamo da anni nei parchi internazionali, quindi per noi è un onore e ti do ufficialmente il benvenuto nella famiglia Assigeco, Davide. Grazie. E come hai detto Malla, Davide è con noi aggregato già da più di un mese e fin dal primo giorno si è aggregato perfettamente al nostro gruppo, un gruppo fatto di molti giovani nel quale Dada si è subito messo a disposizione con le sue esperienze e i suoi insegnamenti. Quindi io sono solo che contento di avere un giocatore della sua esperienza a referto quest'anno per l'Assigeco e diamo subito questa notizia che Davide scenderà in campo domenica contro Udine, quindi speriamo di poter inaugurare bene la stagione al Palabanca davanti ai nostri tifosi. E che dire, Davide, io spero che questa stagione per te sia ricca di soddisfazioni. Sappiamo il tuo trascorso, sappiamo le tue ultime difficoltà che hai avuto dopo qualche infortunio e speriamo che per te questo anno voglia dire anche una rinascita sul campo. Grazie, una buona panoramica, una buona disamina da parte di Alessandro Pagani, che ricordo è il direttore sportivo dell'UCC Assigeco Piacenza. E adesso sentiamo quello che dal punto di vista tecnico naturalmente pensa il coach Stefano Salieri, che ha già rilasciato una dichiarazione che abbiamo pubblicato sul sito, ma vediamo se oggi magari ci aggiunge anche qualcosa di più interessante, magari qualche indiscrezione tattica su quello che potrebbe essere l'utilizzo di Davide Pascolo domenica prossima. Dada ci ha dato fin dal primo giorno energia anche proprio su quello che energia e convinzione sulle cose che con la squadra stiamo portando avanti. Diciamo che si è integrato perfettamente nello spirito di squadra, soprattutto ha portato con la sua delicatezza e la sua umiltà il suo prestigio, ha portato una ventata di entusiasmo, una sferzata di entusiasmo importante a questo gruppo di ragazzi, che è un gruppo ottimo, proprio dove c'è tanta coesione, tanta voglia di fare e voglia di crescere. Dada ci darà sicuramente consigli, situazioni importanti e anche una duplice veste, perché può ricoprire più ruoli con la sua esperienza, ma soprattutto ci aiuterà a leggere bene quelle che saranno le partite e anche a indirizzare le partite in un certo modo. Poi è chiaro che la sua presenza nello spogliatoio per una squadra così giovane è di fondamentale importanza. Questo da lui, io
quello che voglio dire è questo, cioè Davide si è messo a disposizione totalmente e noi dobbiamo essere altrettanto bravi a dare a lui il tempo e il modo di crescere, di mettersi a posto completamente, e perciò è come un tesoro che noi ogni giorno andiamo a scoprire e andiamo a realizzare diciamo nel tempo, e questo è un investimento importante che il presidente e la società hanno fatto, e voglio ringraziare perché è stato uno sforzo importante nella tradizione dei giocatori di alto livello che questa società e questo club si sono sempre assicurati. È simpatico il riferimento del tesoro, no, di coach Stefano Salieri, che è un po' come Stevenson invece dell'isola, qui parliamo magari del canestro, del tesoro, bellissimo. Questa possiamo anche magari cercare di scriverci un libro. Durante la stagione non ci ha svelato nulla dal punto di vista tattico, e quindi, cari amici, voi per scoprire invece cosa Dada Pascolo potrà fare con la Sigeco dovete semplicemente andare su vivaticket.com, acquistare il biglietto per la partita di domenica prossima, o l'abbonamento alla Sigeco se volete, per la partita di domenica prossima al Palabanca ore 18 contro Udine, esordio stagionale. Parlando invece adesso veniamo a Davide Pascolo, classe 90, ma lui gli anni li compie il 14 dicembre, quindi abbiamo qualche giorno ancora per farti gli auguri. E quindi scoprite voi l'età che ha, ma è comunque giovane, cestisticamente è ancora tutto da scoprire, diciamo, anche se, ragazzi, qui parliamo di un giocatore che ha incrociato la Sigeco, lo ricordiamo, da avversario. Lui giocava a Trento, dove ha fatto 6+2, 8 stagioni praticamente, 5+3, 8, beh comunque sempre 8, 5+3, 8, giustamente, l'ha incrociata da avversario nei playoff, primo turno di playoff, una bastonata ai tempo che Trento diede alla Sigeco, dove giocava anche Luca Conte, e ex rosso-blu, e, playoff 2011-2012, campionato DNA, quindi terza serie, vince Trento, vince quel campionato, va in Lega 2, vince la Coppa Italia, vince il campionato con coach Buscaglia sempre, e arriva in Serie A. Qui Dada Pascolo ha fatto, partito dalle minors, è arrivato ad altissimo livello in Serie A, ha fatto anni, è passato poi l'Armani Milano nel 2016, Eurolega, nazionale, e Davide, qui tu porti un'esperienza e anche una visione di basket totalmente altissimo, di altissimo livello. Ma intanto ringrazio per le belle parole, per i complimenti, ma anche ovviamente ringrazio anche il presidente della società che hanno voluto fare questo, cioè hanno puntato su di me, sento anche la fiducia del coach, dello staff, oltre che della società, quindi questo sicuramente è importante, ci tenevo a sottolinearlo, e cercherò sicuramente di portare la mia esperienza e quello che ho vissuto, e sono stati comunque, come ha detto anche Alessandro, gli ultimi anni magari un po' più difficili, quindi cercherò di tornare a essere più efficace possibile, e sicuramente anche il fatto di essere, cosa per me nuova, il più vecchio nello spogliatoio fa da un lato un certo effetto, ma sicuramente cercherò di aiutare i ragazzi con cui mi sono subito trovato bene, appunto, mi sono inserito bene, mi hanno aiutato a inserirmi bene, e cercherò di dare quel qualcosa in più. E, ecco, quindi la tua domanda era che avendo giocato ad altissimo livello, sicuramente esempio, no? Cercherò di farlo assolutamente. Ma non solo quelle parole, ma anche, insomma, un ragazzo ventenne, abbiamo tanti ventenni in squadra, vedo un giocatore che ha giocato ad alto livello, insomma, ti guarderanno con occhi particolari, immagino. Questo non lo so, sicuramente cercherò di portare la mia esperienza per aiutarli anche in campo, quello sicuramente. Ecco, c'era giustamente, anche per ricordare, un legame con Trento che in effetti non è fatto solo di tecnica, ma qui anche di cuore, che dicevi che per te è come se fosse una seconda casa. Sì, come se fosse una seconda casa. 8 anni. Abbiamo i saluti di Marcello. Ah, ok. Ti ho promesso, Marcello, che l'avrei detto, dell'ufficio stampa. Lo salutiamo. Lui è portavoce di una serie di persone che, insomma, hanno qualcosina nel cuore
di dolore perché tu quest'anno vieni a giocare nella Sigeco. Abbiamo promesso che se fanno i bravi magari poi ci rimandiamo indietro prima di averti sfruttato a dovere qua. Però insomma questo vuol dire che hai lasciato parecchio, lasci parecchio, hai un legame particolare anche col posto, non sì, è solo sì, una sì, questione proprio di basket, è anche sì, personale sì, a questo punto. Beh, sicuramente anche, beh, il fatto sicuramente la mia ragazza è di Trento, tanti amici di Trento, e quindi quello, poi il fatto di aver giocato 8 anni, di avere grandissimi legami sia in squadra che sia in società, dei amici, quindi sicuramente Trento è per me una seconda casa anche per i tifosi che mi hanno sempre amato, quindi questo sicuramente è un rapporto speciale. Poi sei anche secondo me un giocatore di esempio perché sei partito diciamo dalle minors, no? Quindi sì, non sì, da un settore giovanile di Serie A, come tu sei uscito comunque da Udine, no? Esatto, iniziato alla Snaidero, esatto, quindi direi che o può essere questo, ma comunque poi sei tornato, sei andato partito dalle minors per arrivare alla maglia azzurra, all'Eurolega, insomma a un livello vincendo uno scudetto con l'Armani, insomma sei poi anche di esempio secondo me dove il lavoro, l'abnegazione, il carattere anche, di mettersi in discussione ogni giorno può portare a grandi risultati. Beh, sicuramente il mio percorso è andato anche di pari passo con la squadra, siamo cresciuti anche insieme anche altri compagni tipo Toto Forrai, Spanghero, ma ce ne sono anche altri, insomma poi citavi prima Luca Conte con cui sono legatissimo. E quindi questo processo è stato fatto insieme, e tra l'altro sotto la guida sempre di Coach Buscaglia, poi c'era Trainotti come dirigente, e quindi alla fine siamo cresciuti insieme, e sicuramente il lavoro giornaliero io posso dire che mi ha pagato, quello sicuramente, quindi io credo sicuramente che l'abnegazione, come dicevi tu, il fatto ogni giorno di mettere qualcosa in più possa portare a grandi risultati, e secondo me comunque in questa squadra lo vedo, e secondo me tutti i ragazzi hanno questa mentalità e c'è la voglia e la possibilità di crescere tanto. Una panoramica invece così brevissima sulla 2, un campionato che ritrovi ma è un po' cambiato rispetto a quello di qualche anno fa, sì, cioè, con un numero di squadre magari anche come livelli, come lo vedi? Ma è difficile dirsi adesso, sicuramente è cambiato solo per il fatto, appunto, come hai detto tu, del numero di squadre, che adesso sono 2 gironi, prima ce n'era una solo, quindi questo è sicuramente un cambiamento. Allo stesso tempo comunque sono tante squadre ambiziose che vogliono provare a fare un bel campionato, a fare il salto in Serie A, quindi sicuramente il livello è un buon livello sicuramente. Ecco, se adesso a dimostrazione di questo, tanti giocatori dell'A2 che hanno fatto bene negli ultimi anni comunque si sono poi ripetuti in campionati superiori. Quindi, certo. Non è importante, hai ragione, è una notazione di rilievo. Volevo dirti, anche per chiudere magari la conferenza stampa ringraziando tutti gli amici in ascolto, no? Se tu dovessi lanciare una sorta di appello, ma ragazzi, tifosi, appassionati, insomma, della Sigeco, di basket, venite a vedere la Sigeco, deriva da mio fratello che da piccolo non riusciva a pronunciare Davide, mi chiamava Dada. Bellissimo, allora. Infatti, ma penso che ormai ti chiamano. No, mio fratello mi chiama Davide. Adesso? No, dicevo, ma se dovessi adesso lanciare una sorta di appello, di invito, no? Venite a vedere la CG col Palabanca, c'è Davide Pascolo, ci sono chiaramente gli altri giocatori, c'è Coach Salieri, con i suoi assistenti, perché? No, beh, a parte tutto, perché cercheremo di essere una squadra gagliarda, una squadra comunque da battaglia, insomma, quindi di ritmo, e quindi cercheremo di portarlo in campo il più possibile. È chiaro che servirà anche tempo per conoscerci bene, per oliare al meglio gli automatismi, però insomma, cercheremo di farlo il prima possibile. E niente, cercherai di aggiornare l'album dei ricordi. Speriamo, della tua carriera, assolutamente, speriamo. Che come punto al momento così più rilevante, qual è? Tu dicevi la promozione? No, cioè ce ne sono tanti, cioè
sono stati tante emozioni, tanti momenti. Ricordo, i primi che mi vengono in mente sono la promozione dalla 2 alla 1, ma anche con l'Olimpia, anche le partite dell'Eurolega con l'Olimpia, anche lo stesso scudetto vinto con l'Olimpia o con l'Eurocup di Trento, siamo arrivati in semifinale a un passo dalla finale, quindi sono tanti ricordi belli che mi porterò sempre nel cuore. Quindi speriamo di aggiornarvi. Quello vuol dire, da domenica vi ricordo. Speriamo di aggiornarvi. La Sigeco gioca in campionato, c'è l'esordio, Palabanca, ore 18, domenica 3 ottobre. Il sito è vivaticket.com, andate o punto it. Beh, uno dei due, Viva Ticket. Mi è venuto il dubbio, Viva Ticket. I biglietti sono acquistabili, chiaramente c'è un numero limitato, ma c'è posto per tutti, non preoccupatevi. Grazie mille a coach Stefano Salieri, a Davide Dada Pascolo e a Alessandro Pagani, il DS della Sigeco, il coach della Sigeco e il nuovo giocatore dell'UCC Sigeco Piacenza, che vi dà appuntamento appunto a domenica al Palabanco ore 18 contro Udine. Grazie a tutti, arrivederci, ciao.